bentornati nella VR Zone con le notizie VR della settimana. Wow, mi mancava dirlo. Allora, non volevo riempirvi di video questa settimana, solo che sono successe un sacco di cose assurde, come l'annuncio, o meglio, l'uscita degli occhiali smart di Facebook e Ray-Ban, che sono veramente importanti per il futuro della realtà virtuale. Poi Sony ha acquisito un nuovo validissimo studio che metterà molto probabilmente le basi per il PlayStation VR 2, e anche l'arrivo di Shang-Chi, pensate voi, in VR. Insomma, tutto questo e molto altro tra poco nel Notizie VR della settimana. Dai, iniziamo. Facebook, Zuckerberg, Ray-Ban, Facebook, rettiliano. Amo troppo questo meme. Ma andiamo alla storia. Capita? Storia, perché gli occhiali si chiamano Ray-Ban Stories. Vabbè, scusa, datemi tempo per abituarmi a queste notizie. Ora davvero, come vi ho tempestivamente annunciato con un video a inizio settimana, nel sito della Ray-Ban era apparso un annuncio sugli occhiali in collaborazione con Facebook. E proprio ieri si sono mostrati in tutta la loro bellezza. E come prima cosa che sono andati a specificare è che non si parla di occhiali AR, ovvero a realtà aumentata, ma solamente intelligenti. Ma quindi cos'è che hanno di così tanto intelligente? Partiamo dalle due telecamere da 5 megapixel, a mio parere veramente troppo poco, dove qualsiasi telefono di fascia bassissima fa foto migliori. Ad ogni modo sono capaci di fare foto e registrare video fino a 30 secondi. Per essere in piena regola poi sono stati dotati di un LED che si accende quando ne state facendo uso, così che ogni persona all'esterno possa sapere quando tu li stia riprendendo. È dotato anche di un Bluetooth e 3 microfoni, così da poterti permettere, una volta connesso al telefono, di fare chiamate o sentire direttamente i contenuti dalle applicazioni, quindi che possano essere podcast, musica, eccetera. Forse la cosa più interessante è che sono dotati di un assistente vocale, molto simile al Google Assistant. Si potrà controllare tutto via voce, come per rispondere a una chiamata, fermare la musica. Basterà quindi chiamare il Facebook Assistant e il gioco sarà fatto. Si può inoltre usare l'app Facebook View per poter condividere i contenuti multimediali come foto e video con altre app, tipo WhatsApp, Instagram, eccetera. Ovviamente sarà permesso la condivisione anche con app non di Facebook, quindi potete condividerlo su Telegram, per email, come vi pare. Se non fosse abbastanza chiaro, i Ray-Ban Stories sono già disponibili all'acquisto, al prezzo di 329 euro. L'ha detto lo stesso Zuckerberg, e per me questi occhiali sono un primo passo verso gli occhiali fantascientifici che tutti vogliamo. E poi avete letto bene, questo riguarda anche il futuro della realtà virtuale, perché non pensiate che sia un caso che l'Oculus Quest 2 ha iniziato ad avere giochi per la realtà aumentata, non è assolutamente un caso. Quando avranno abbastanza dati grazie agli sviluppatori e ai loro test interni, porteranno senza dubbio quella tecnologia nella loro seconda versione dei Ray-Ban Stories, se si chiameranno appunto ancora così. Parlando degli sviluppatori di giochi AR, Dominic Huckle, non so se si dice così, ha creato un gioco, o meglio un'esperienza a realtà aumentata, chiamata Magic Kiss. Ovvero appunto un'app che utilizza le app sperimentali pass-through per farti imparare a suonare il piano. Come potete vedere potete usare il vostro pianoforte per imparare a suonare svariate canzoni. Ovviamente non si utilizzeranno i controller, ma solo le mani, usando l'hand tracking dell'Oculus Quest, per capire appunto se tu stia premendo un tasto oppure un altro. Potete impostare la velocità, la durata, l'inclinazione e la vicinanza degli artefatti digitali con il pianoforte, e tanto altro ancora. Stiamo ancora agli inizi, ma veramente complimentoni a Dominic per questo suo grande lavoro. E se volete provarlo voi stessi, vi lascio il link nella descrizione. Sony ha annunciato l'acquisizione di Firesprite, che tra le varie cose ha sviluppato un gioco horror assurdo, ovvero The Persistence. Inoltre hanno aiutato a sviluppare The Playroom VR, ed è chiaro che anche se non era necessario, volevano mostrare la loro intenzione di allargarsi in modo più evidente, soprattutto per gli investitori. E penso proprio che quando uscirà il PlayStation VR 2 questo studio metterà le mani nel gioco o demo che si divoglia stile Astro's Playroom, quindi un giochino che permetterà di vedere fin da subito le potenzialità del nuovo visore Sony. Aspettiamo con ansia il PlayStation Showcase in arrivo nel 2022, o comunque speriamo che arrivi addirittura qualcosa anche prima, qualche notizia, dateci qualcosa, fateci vedere qualcosina, tanto deve arrivare l'anno prossimo. No, magari a Natale, un regalino.
Le vendite di I Expected You to Die 2 sono alle stelle. Infatti ha raggiunto $1 milione in meno di una settimana, avendo successo in tutti gli store sia dell'Oculus, di Steam e del PlayStation VR. Ricordo che il primo gioco anch'esso ha avuto molto successo, ricavando oltre $3 milioni in 2 anni di vendite su PC VR e PlayStation VR. Successivamente, con il lancio su Oculus Quest, è riuscito ad aggiungere, dopo un anno, un altro $1 milione. Veramente un successo meritatissimo, cioè ha fatto in una settimana quello che il gioco prima su Oculus Quest aveva fatto in un anno. Sono riuscito a giocare questo secondo capitolo e, se ci riesco, prossima settimana arriverà la recensione, appunto, di I Expected You to Die 2. Una delle cose che mi piacciono di più di questo mondo ancora inesplorato, che è la realtà virtuale, sono senza dubbio le mod. Infatti, per il gioco Blade & Sorcery è stata creata una mod che porta gli anelli di Shang-Chi nel campo di battaglia. Direttamente dal film del Marvel Studios creato da Laneka, ti farà vivere un'esperienza fuori dai normali canoni, facendoti provare l'ebbrezza di avere i poteri dei 10 anelli. Io in primis ho visto il film al cinema e sono un grande fan di tutto l'universo Marvel, e quindi non vedo l'ora di provarlo, perché che cacchio di figata. Ad ogni modo, lascio il canale Discord di Laneka se volete scaricare la mod. Concludiamo con l'annuncio da parte di Facebook, dove il 28 ottobre 2021, quindi più o meno tra un mesetto, ci sarà il nuovo Facebook Connect. Per chi non lo sapesse, il Facebook Connect è l'evento principale dove Facebook mostra le nuove tecnologie in uscita, in produzione e in progettazione. È un evento sempre molto importante. Voglio ricordare infatti che l'ultima volta hanno annunciato la lavorazione degli occhiali AR, dove infatti vediamo proprio oggi le orme di quelle fantastiche parole, con l'uscita appunto dei Ray-Ban Stories. Quindi mi aspetto che per questo nuovo evento ci siano, insomma, qualche informazione nuova sul visore di Oculus, magari l'arrivo dell'Oculus Quest Pro, o addirittura, saltandolo, andando direttamente al 3. A me basta che ci siano altre notizie appunto sul mondo della realtà aumentata, e speriamo che arrivi anche qualche notizia appunto sul metaverse, che veramente siamo tutti un sacco curiosi di capire, beh, effettivamente come lo penserà Facebook, perché ci ha dato qualche indizio, ma lo vogliamo vedere. Mi raccomando, segnatevi nel calendario la giornata del 28 ottobre, e se è durante un orario decente ce lo vediamo insieme in una live. Che dite? Neanche a farla apposta stavo chiedendo, ma Facebook dice la stessa identica cosa nel sito ufficiale. Quindi segnatevelo nel calendario, dove vi pare, sul braccio. E siamo arrivati alla fine di questo video. Prima di concludere voglio dirvi che le curiosità VR andranno in pausa per un bel po' di tempo, quindi gli shorts saranno sicuramente meno. Manterrò sicuramente le notizie flash, quindi quei piccoli video super corti dove vi farò un attimo l'annuncio di qualche notizia, dopo che comunque verranno sicuramente al 99% delle volte riprese poi nelle notizie, quando ci saranno. Quindi saranno semplicemente degli annunci piccoletti che poi andrò a spolpare, come abbiamo fatto oggi, quindi la settimana scorsa con gli occhiali Ray-Ban Stories. Mi raccomando, ditemi se vi piacciono, perché se a voi non interessa potete dirmelo, quindi non faccio gli shorts, direttamente aspetto e appena riesco pubblico il video spolpando bene le informazioni. Però a me mi sembra una buona opportunità poter usare questi piccoli video per poter tenervi aggiornati. Tutto qua, ditemi che ve ne pare. E insomma, come dico sempre, questo è un mantra che voglio portare: il mondo della realtà virtuale, ragazzi, è sempre in continua evoluzione, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video e tutto quello che riguarda il mondo VR e XR. Ciao a tutti!